Ritorna solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con il gioco definitivo. Non ci sono risposte giuste, ma solo roba sbagliatissima. Quindi ne scelgo solo una, ma bravi tutti. Anzi, tutto due. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Coracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli spoilerati da Midori. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e mi raccomando, seguitela dall'inizio alla fine, perché all'interno ci sono due anticipazioni, anzi due proposte interessanti per quello che riguarda i prossimi video. Quindi state attenti, ma soprattutto supportatemi, sopportatemi e datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Per quanto riguarda l'angolo della poracciata ci sono un bel po' di segnalazioni interessanti. Domani scopriremo quale sarà il gioco misterioso che sostituirà Chivalry 2 all'interno della selezione di giochi gratis dell'Epic Game Store. Nel mentre vi segnalo che il free to play Star Wars Hunters è arrivato su Nintendo Switch. Si tratta di uno shooter in terza persona che per ora ha riscosso pareri abbastanza positivi. Se siete appassionati della saga, provatelo dai, tanto è gratis. Da oggi poi è possibile riscattare i giochi di giugno del PlayStation Plus Essential, il tier più basso. L'offerta vede la presenza di SpongeBob The Cosmic Shake, Fight Forever e Streets of Rage 4. Un mese magari non entusiasmante, ma ho visto di peggio. Questo weekend tra il 7 e il 9 giugno sarà invece possibile prendere parte alla open beta di UFL, il gioco calcistico che con molta ambizione cerca di affacciarsi in un mercato dominato da un solo nome, a meno che non vogliate considerare anche i football. La natura free to play del titolo un po' mi spaventa, però dai, vediamo cosa riusciranno a tirare fuori. Visto che ci sono, vi ricordo che è partito il nuovo giveaway del mese su Instant Gaming. Basta che seguiate il link in descrizione e potrete partecipare a un'estrazione che vi permetterà di vincere un gioco gratis a vostra scelta. Il vincitore di maggio mi ha contattato su Instagram per dirmi che grazie a questo giveaway si è recuperato finalmente Super Smash Bros. Ultimate. Tanta roba. Ora invece ho bisogno un attimo del vostro aiuto. Vi ricordate della Collector's Edition di Blasphemous 2? Io l'avevo preordinata su Amazon, ma mi è stato comunicato che l'ordine è stato annullato per mancata disponibilità del prodotto. È successo anche a voi? Oppure c'è qualche fortunato che è riuscito a non farsi annullare l'ordine? Io ci sono rimasto abbastanza male perché aspettavo questa Collector's Edition con molta ansia. Mannaggia. Questo venerdì la stagione estiva del non E3 prenderà il via con la Summer Game Fest di Jeff Keighley. Io purtroppo non potrò seguire in live l'evento perché sarò a un matrimonio, non il mio, tranquilli. Però a quanto pare è lo stesso presentatore a tenere basse le aspettative del pubblico. Keighley ha infatti dichiarato durante una live stream che, cito testualmente, credo che in generale quest'estate sarà un po' più tranquilla per quanto riguarda annunci fuori di testa, sorprese scioccanti e via dicendo. Ci saranno di sicuro nuovi annunci, ma lo spettacolo sarà incentrato principalmente su titoli già annunciati. Io comunque vi propongo una cosa, visto che ci sono tonnellate di rumor e leak che precedono la Summer Game Fest e anche l'Xbox Showcase, che ne dite di una live riassuntiva dove andremo a fare il punto di tutto quello che possiamo aspettarci questo fine settimana? L'hype è a mille invece per l'espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Sono infatti uscite le anteprime di influencer e stampa specializzata che hanno avuto la possibilità di provare il gioco per circa 3 ore in un evento dedicato. Si parla di un'espansione gigantesca quanto brutale, pensata per essere giocata in endgame. Si tratta del DLC più ambizioso su cui From Software abbia mai lavorato e a livello contenutistico sembra veramente imponente. Voi lo giocherete al Day One? Avete preso l'edizione fisica? No, perché altrimenti vi ricordo che su Instant Gaming è possibile prendere la versione digitale a un prezzo strascontato. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti.
Ma passiamo alle notizie del giorno e di nuovo protagonisti assoluti di questo episodio del TG Poro sono Midori e i suoi nomi in codice. Tra le tante cose si torna a speculare sul futuro passato della serie di The Legend of Zelda e anche sul contenuto del Nintendo Direct che a questo punto sarà pubblicato nelle prossime settimane. E visto che ci sono ve lo chiedo da subito, che ne dite di un bel video riassuntivo dove facciamo un po' il punto della situazione su tutti quelli che sono i rumor riguardanti Switch 2 e anche la lineup di Nintendo tra nomi in codice, titoli in sviluppo e speculazioni assortite? No, perché a me mi si stanno confondendo un po' le idee visto che escono tutti questi leak, rumor molto frammentati e forse c'è bisogno di fare un po' il punto della situazione. Fatemi sapere nei commenti. Ma intanto, dicevamo, cosa ha detto Midori? Di nuovo ha tirato fuori tanti nomi in codice che di sicuro stuzzicheranno la fantasia dei fan. Ma andiamo con ordine. Abbiamo innanzitutto il nome in codice Spiral, che a quanto pare sarebbe una new entry nella serie di Splatoon. Visto che si tratta di una delle IP più di successo degli ultimi anni, è normale che Nintendo si stia preparando a una transizione next gen con il quarto capitolo. Ma sarà un titolo cross gen? Sarà un gioco di lancio di Switch 2? Ma soprattutto, rappresenterà uno stacco netto rispetto ai primi tre capitoli o sarà ancora qualcosa di molto simile a quanto abbiamo visto fino adesso? Entriamo nel territorio del Nintendo Direct. A quanto pare uno dei protagonisti del prossimo evento sarà il remake in HD 2D di Dragon Quest 3, che però, come già avevano iniziato ad ipotizzare in molti, sarebbe ora un progetto molto più ambizioso. Non un semplice remake del terzo capitolo, ma una collection dei primi tre Dragon Quest, o come meglio viene indicata da Midori, una collection dei remake della Loto Trilogy. Torniamo ora sui nomi in codice. Nintendo sta lavorando al titolo provvisoriamente chiamato Anna. E visto che il nome in codice per Switch Sports era Elsa, i due nomi potrebbero rimandare alle protagoniste del film Frozen. Quindi Anna potrebbe essere il nuovo capitolo della serie di sportivi targata Nintendo. Magari una versione resort dell'ultimo capitolo in grado di riempire le gigantesche lacune dell'episodio Switch, oppure un software che svolgerà le stesse funzioni del primo Wii Sports. Una sorta di demo tecnica in grado di far capire in modo semplice ed immediato le potenzialità della nuova console. Dubito però che la Nintendo moderna, la stessa che ha venduto a prezzo pieno quanto Switch, regalerebbe in bundle con la console un software del genere. Secondo voi? Infine abbiamo il nome in codice Edward, che dovrebbe essere proprio di un nuovo titolo di Zelda. Come mai questa associazione? Perché l'ultimo remake ad opera di Grezzo, Link's Awakening, era conosciuto durante lo sviluppo come Richard, quindi è probabile che si tratti di un remake ad opera di Grezzo, e mentre molti puntano tutto su un rifacimento dei due Oracles, già presenti all'interno dell'NSO, l'altro leaker, Papagino, conferma l'esistenza del progetto ma consiglia di non sperare troppo in un remake dei due titoli Game Boy Color. L'unica cosa su cui sembrano concordare tutti è che Nintendo ha pronto, da un bel pezzo, la remaster di Twilight Princess ed è probabile, come accaduto numerose volte durante il ciclo vitale di Switch, che stia aspettando solo il momento giusto per svelarla ufficialmente. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di tutti questi nomi in codice e papabili nuovi giochi targati Nintendo. Vedremo qualcosa di tutto questo nel prossimo Direct di giugno? E chiudiamo con una notizia molto breve, anzi un altro rumor, questa volta riguardante lo showcase di Xbox che si terrà domenica 9 giugno. Vi ricordo che questo invece lo seguiremo in live insieme qui su YouTube. Allora, anche qui ci sono tante speculazioni riguardanti l'evento Microsoft, ma per ora le più interessanti sono quelle provenienti dal leaker Ecstasis, che in passato si è dimostrato alquanto affidabile nell'anticipare le mosse di Microsoft su Xbox e il Game Pass. Allora, a quanto pare durante lo showcase, uno dei titoli first party tanto attesi, tra cui possiamo annoverare Flight Simulator, Avowed, il DLC di Starfield e via dicendo, sarà shadow droppato, un po' come accadde per Hi-Fi Rush. In più, durante l'evento ci sarà spazio per il reveal ufficiale di una portatile targata Xbox. Non sarà una presentazione vera e propria, quanto più un semplice primo contatto che ne confermerà l'esistenza senza però entrare troppo nel dettaglio. E questo secondo me sarebbe estremamente interessante. Tutta l'industria si sta muovendo verso i device ibridi e portatili e dalla prossima generazione in poi l'offerta di Nintendo dovrà scontrarsi con sempre più competitor. Non trovate che sia molto intrigante come scenario? E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Fatemi sapere anche che ne pensate delle proposte che vi ho fatto per quanto riguarda i prossimi video, ma nel mentre mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto, nerdate duro! Io sono il Poro Edward, Michele Anna,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...